Gesù ci chiama a cambiare il cuore, a fare una radicale inversione nel cammino della nostra vita, abbandonando i compromessi con il male, le ipocrisie, per imboccare decisamente la strada del Vangelo. Nella terza domenica di Quaresima, Papa Francesco ha lanciato un nuovo appello alla conversione, soprattutto in questo anno della misericordia. Non di rado, ieri come oggi, di fronte a certe disgrazie, ad eventi luttuosi, omicidi, incidenti, catastrofi, può venire la tentazione di scaricare la responsabilità sulle vittime o addirittura su Dio stesso, cedendo a una mentalità superstiziosa. Ma il Pontefice ha invitato tutti a non credere alla proiezione di un Dio fatto a nostra immagine e somiglianza, alla giustificazione dell'essere brava gente, riconoscendosi invece peccatori, alberi che per anni hanno dato molteplici prove di sterilità. Non giudichiamo mai gli altri, ha aggiunto Papa Bergoglio, e lasciamoci provocare dalle disgrazie quotidiane per fare un serio esame di coscienza. Dio non permette le tragedie per punire le colpe, ma sempre ci offre la salvezza. L'invincibile pazienza di Gesù. Avete pensato voi alla pazienza di Dio? Avete pensato anche alla sua irriducibile preoccupazione per i peccatori, come dovrebbero provocarci l'impazienza nei confronti di noi stessi? Non è mai troppo tardi per convertirsi. Mai. Fino all'ultimo momento. La pazienza di Dio che ci aspetta.